il Presidente della Repubblica e la sua elezione. Vediamo oggi come nasce il Presidente della Repubblica e secondo quali percorsi viene ad essere eletto. Il nostro Costituente, la nostra Costituzione riporta dagli articoli 84 e seguenti una serie di norme che determinano come ha origine il Presidente della Repubblica, che è un organo individuale dello Stato italiano, è il capo dello Stato secondo la nostra Costituzione ed ha una origine elettiva. Elettiva vuol dire proprio che viene eletto attraverso uno scrutinio, una votazione da un gruppo di persone, poi vedremo come e quali, e non ha una discendenza, ad esempio. Questa è la grande differenza con la monarchia. Il capo dello Stato non è il figlio del capo dello Stato precedente, come avviene nel caso dei sovrani, ma invece nel caso di una repubblica, e in particolare la nostra, che è una repubblica parlamentare, viene eletto dal Parlamento, che è un po' una sintesi del popolo e che formula la propria opinione decidendo chi debba essere il Presidente della Repubblica. Vediamo innanzitutto, in quale parte la Costituzione tratta di questi argomenti? Ne parla nell'ordinamento della Repubblica, chiaramente la seconda parte. Ricordiamo che dopo i primi 12 articoli la Costituzione ha una prima parte che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini e una seconda parte che riguarda l'ordinamento della Repubblica. In questa seconda parte noi troviamo per primo il Parlamento, organo superiore, organo di matrice popolare, poi il Presidente della Repubblica, poi il Governo e infine abbiamo la magistratura. Ecco che dagli articoli 84 e seguenti della Costituzione si indica come può essere eletto il Presidente della Repubblica e soprattutto si dice che il Presidente della Repubblica può essere ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Punto. In altre parole, il Presidente della Repubblica non è necessariamente un esponente politico, non è necessariamente un personaggio già legato alla politica. Ecco che gli unici vincoli sono l'età, non può avere meno di 50 anni, quindi si vuole dare una certa maturità alla persona, e anche che abbia in quel momento il godimento di diritti civili, e possiamo riferirci in qualche modo alla parte della Costituzione dove tratta dei rapporti civili, quindi libertà, ad esempio la libertà di espressione, la libertà di movimento, di circolazione, la libertà personale. Ecco. Poi abbiamo il godimento dei diritti politici. I diritti politici sono la possibilità di votare, così come quella di essere votato, la possibilità di partecipare alla vita pubblica dello Stato attraverso anche organizzazioni politiche. Non è una cosa necessaria, ma è una cosa possibile, cioè ne abbia il godimento. Ora, l'ufficio di Presidente della Repubblica, cioè la carica di Presidente della Repubblica, è incompatibile con qualsiasi altra, nel senso che chi diventa Presidente della Repubblica non può più essere magistrato, non può più essere direttore di banca, non può più essere Presidente di una commissione tributaria, eccetera. Quindi ha una funzione unica proprio per restare indipendente da queste condizioni. Dove e come si elegge il Presidente della Repubblica? Si elegge nella Camera, a Palazzo Montecitorio, che è la sede della Camera, si riunisce sia il Senato, che in qualche modo viene ospitato, che la Camera, per cui diventa una grande assemblea che è composta al momento, fin tanto che una nuova legge entrerà in vigore, al momento è composta dai 630 membri della Camera dei Deputati, più i 315 del Senato della Repubblica, più i senatori a vita, più ancora dei rappresentanti delle regioni. Infatti la Costituzione ha previsto che vi sia la partecipazione in qualche modo delle minoranze o di base, se vogliamo, delle regioni all'elezione del Presidente della Repubblica. Ogni regione ha diritto a nominare 3 membri, tranne la Valle d'Aosta che ha diritto a un solo membro. Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni e questo è previsto dall'articolo 85, ma va
collegato con l'articolo 91, che è l'ultimo che riguarda il Presidente della Repubblica, che determina come il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento. E questo giuramento è un atto formale e in qualche modo anche sostanziale, perché non se ne è mai fatto a meno, di fedeltà alla Repubblica e all'osservanza della Costituzione, quindi non solo allo Stato, ma anche al documento che regge l'organizzazione dello Stato, davanti al Parlamento in seduta comune, quindi Camera più Senato. Ovviamente, abbiamo già ricordato, questo avviene a Palazzo Montecitorio. Vediamo in buona sintesi quali sono i Presidenti della Repubblica che si sono fin qui avvicendati. Dopo Enrico De Nicola, che è stato un po' il capo provvisorio dello Stato, quindi non è relativa alla sua funzione, come stiamo parlando adesso, ma venne fuori dall'Assemblea Costituente, prima De Gasperi per pochissimi giorni, ma poi Enrico De Nicola. Ma il vero e proprio primo presidente eletto fu Luigi Einaudi, perché il 12 maggio 1948 vi furono le elezioni e il piemontese Luigi Einaudi, giurista, fu il primo presidente della Repubblica. Anche De Nicola era un giurista, vedremo come la laurea in giurisprudenza è distintiva in buona sostanza di quasi tutti i presidenti della Repubblica. Succedette a lui Giovanni Gronchi, che invece era laureato in lettere, e era un umanista sostanzialmente, e ebbe la carica di capo dello Stato fino al 1962, dalla quale data poi venne eletto Antonio Segni, mentre Gronchi era un toscano. Segni era invece un sardo che, anch'egli giurista illustre, tuttavia non riuscì ad arrivare alla fine del mandato perché si dimise per motivi di salute e a lui succedette Giuseppe Saragat, piemontese anch'egli, in questo caso era laureato in scienze economiche e sociali e rimase in carica fino al 1971. A Saragat succedette Leone, avvocato, che rimase in carica dal 71 al 78. Successivamente venne eletto Pertini, altro avvocato, che rimase in carica fino al 1985. Quindi Cossiga, un altro giurista, che rimase in carica fino al 1992. A Cossiga, che era sardo, succedette Scalfaro, un altro piemontese, fino al 1992, giurista anch'egli. Dopodiché venne eletto il primo indipendente, in qualche modo, cioè non era legato ad alcun partito politico, Carlo Azeglio Ciampi, che rimase in carica dal 1999 al 2006. Ciampi aveva anche la laurea in giurisprudenza. Succedette a Ciampi un altro giurista, cioè Giorgio Napolitano Campano, che fu l'unico presidente ad essere rieletto, quindi lui rimase in carica dalla prima elezione, che è del 2006, fino al 2015, quando si dimise per ragioni di salute. E il presidente Mattarella, siciliano, anch'egli giurista. L'elezione è uno rito che si svolge, come dicevamo, nell'aula di Palazzo Montecitorio, prevede un'urna dove i vari elettori, oltre 1000, depositano la loro preferenza e a scrutinio segreto, e nelle prime due votazioni occorre raggiungere una maggioranza qualificata di 2/3 degli elettori, mentre dalla terza elezione in poi si abbassa il quorum e è possibile diventare Presidente della Repubblica se si raggiunge la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto. Per cui, mentre nelle prime due elezioni occorre un quorum molto alto di 700 circa voti, dalla terza elezione in avanti occorre raggiungere 505 voti circa.